Ciao, prima di vedere le schede, oggi vorrei rispondere a una domanda che mi è arrivata. Come posso evitare che mi vengano le smagliature con gli allenamenti? Innanzitutto posso già toglierti qualsiasi dubbio, nessun tipo di allenamento può causare smagliature. A meno che tu non ti sottoponga a pratiche dopanti, quindi a doping, è impossibile veder crescere così velocemente la tua massa muscolare e far quindi provocare delle smagliature sulla pelle, perché il procedimento di costruzione di massa muscolare, soprattutto nella donna, è molto lento. Più facilmente invece vedrai smagliature se ingrasserai, perché è più facile ingrassare velocemente che aumentare di massa magra velocemente. Un'altra leva a tuo favore è quella che non è vero che fa parte di alcune razze piuttosto che di altre. Tutte le persone, e le bianche e le persone di colore, soffrono di smagliature. Se vedi alcuni atleti anche di colore, le vedrai le smagliature fatte con un nero più chiaro. Anche all'uomo vediamo la smagliatura, un taglio sulla pelle, una cicatrice fatta, provocata e visibile con un colore più chiaro. Non tutte le donne hanno le smagliature, questo lo vediamo anche in gravidanza, vi hanno donne con più pelle elastica che no, che meno, altre meno. Importante idratare la pelle con molta acqua, vitamine, minerali provenienti da frutta e verdura, e usare alcuni oli come l'olio di jojoba per aiutare a idratare la pelle. Una volta che ti è venuta la smagliatura, mi dispiace dirtelo, ma non puoi curarla se non con la chirurgia plastica. Tutte le creme anti smagliature che vediamo oggi sono alquanto inefficaci se per la maggior parte delle donne. Se poi invece sei geneticamente dotata e quindi una piccola smagliatura ti è appena arrivata, magari l'uso intensivo di queste creme può portare a una maggiore idratazione della pelle e a un più facilmente mascheramento della smagliatura, che una volta che è venuta sul tuo corpo ha un carattere aspetto rossiccio. In quel caso, prima quindi che diventi una smagliatura vecchia, puoi passare questi oli, queste creme per renderla più chiara e quindi andare a mascherarla e dal rosso farla diventare bianca. Comunque del colore bianco ci diventerà lo stesso col passare del tempo. Ma perché vengono le smagliature? Tutti noi sappiamo la differenza che vi è fra acido grasso bianco e bruno. Si dice che il bianco è metabolicamente inerte, cioè il bianco non produca calorie. Una volta si pensava che qualsiasi tipo di grasso non consumasse calorie, oggi invece si è sconfessata questa cosa. Il grasso bruno è un grasso molto attivo. La riutilizzazione del lattato da parte delle fibre rosse del muscolo porta all'accumulo di acido lattico dentro la zona del grasso bruno. L'acido lattico si autodegrada in acido malico e acido glicolico, il quale è dotato di un'intensa capacità desmolitica, cioè di rottura delle giunzioni intercellulari. E l'effetto più evidente di questa rottura delle giunzioni intercellulari è proprio costituito dalle smagliature. Quindi non preoccupartene delle smagliature, o meglio, preoccupatene dal punto di vista alimentare. Idrata molto bene la pelle con olivari, ma non preoccuparti dell'allenamento fisico, perché ingrossando la tua muscolatura non arriverà mai a ingrossarla in modo così veloce da natural, da persona che non assuma sostanze anabolizzanti, tali da poter portare scompensi alla pelle sotto l'effetto delle smagliature. Grazie di seguirmi, condividi il video e alla prossima. Ciao!